Due giorni dopo il voto delle amministrative si sprecano i commenti. In attesa che si conosca la composizione dei consigli comunali nei comuni iblei chiamati al voto, già si polemizza su una legge elettorale che premia le coalizioni a discapito delle singole liste. Ciò che è accaduto a Scicli nel novembre del 2016 con le liste attestate al di sopra del 6% che sono rimaste fuori dall'assise cedendo il passo ad altre liste di coalizione seppur si siano fermate a poco oltre il 5%, è accaduto anche a Pozzallo, dove il Movimento 5 Stelle molto probabilmente resterà fuori dai giochi. Che questa legge elettorale votata dall'ARS fosse stata pensata per premiare le coalizioni a discapito di chi si presenta da solo, quindi il Movimento 5 Stelle, è cosa ormai consolidata. A Scicli il Movimento Pentastellato si trova un rappresentante in consiglio comunale solo perché un'altra singola lista, quella di Manassia Sindaco, prese meno voti. Ritornando alle amministrative 2017, nei comuni iblei i neoeletti già bravano per mettersi al lavoro, molti dei sindaci eletti hanno già ringraziato pubblicamente i propri elettori e pensano già alla formazione completa delle proprie giunte. Santa Croce ha scelto, e c'è una parte di Santa Croce però che ha scelto molto prima, c'è una parte dei miei fratelli santacrocesi che hanno scelto l'8 maggio 2012. In quel giorno molta gente ha deciso per chi avrebbe votato dopo 5 anni e li ho incontrati in tutti i 5 anni che abbiamo alle spalle, nel lustro che abbiamo alle spalle. Ma questa è acqua passata, adesso abbiamo la città, la nostra città che amiamo tanto, che è nostra, che la vogliamo conservare nostra, integra, anzi cercheremo di migliorarla. Su una cosa non si scherza, lo hanno accettato i miei amici prima, l'hanno detto i miei amici prima. Non si scherza sul fatto che da oggi questa amministrazione è l'amministrazione di tutti i santacrocesi, di tutti, nessuna scusa. Una bella soddisfazione, perché io l'ho sempre detto, ho avuto due esperienze di parlamentare, ma la gratificazione più grande per un politico è quella di fare il sindaco della propria città. Significa avere la grandissima fiducia dei propri concittadini e tutto questo ti riempie di grande soddisfazione e dimostra ancora una volta il grandissimo rapporto umano, il rapporto quasi viscerale che io ho con i miei concittadini e con la mia città. Quale sarà il primo atto del neosindaco Roberto Amato? Non ci sarà un atto, ci sono tutta una serie di urgenze e ci dobbiamo sedere subito attorno a un tavolo. Faccio solo un esempio, siamo già nel mese di giugno, l'estate pozzallese non so come sarà organizzata ancora, quindi è urgente subito mettersi tutto attorno a un tavolo e capire bene come possono essere organizzate le manifestazioni cittadine. Basta ricordare che quest'anno ricorre il 50° anniversario della Sagra del Pesce, che è un avvenimento di grandissima importanza. Ci muoviamo in una situazione di equilibrio finanziario molto complessa, molto difficile, questa però non deve essere un alibi e dobbiamo rimboccarci le maniche. Quando mi inserirò da sindaco andrò subito a Palermo per interloquire un po' con gli assessorati regionali per dare, ecco, le prime e più urgenti risposte ai nostri concittadini.